Buonasera a tutti, in anticipo, Shabbat Shalom. Bene, riprendiamo le nostre lezioni, questa volta la lezione sarà come abbiamo fatto domenica sulla parasha della settimana, parasha di Shelach Lecha, che come abbiamo detto domenica ha praticamente un argomento principe, un argomento principale che occupa praticamente tutta la parasha, che è la storia degli esploratori, e domenica ne abbiamo un po' parlato. In realtà però c'è anche un altro argomento in questa parasha. Alla fine della parasha noi abbiamo un passo molto famoso, molto noto, ed è il terzo brano dello Shema, il brano che parla dello Tzitzit. Beh, quello che vorrei tentare di fare oggi è di vedere che rapporto c'è fra questo brano, il brano dello Tzitzit, e il resto della parasha, cioè la parasha degli esploratori. Questo è più o meno l'argomento della lezione di oggi. Gli ho dato un titolo un po' particolare. Il titolo è Vediamo ciò che desideriamo o desideriamo ciò che vediamo. Vediamo un po' di capirlo e vediamo un po' di affrontare questo argomento. Prima, come al solito, faremo una tefillah per chiedere a Kadosh Baruch Hu la guarigione dei malati, di mandare una pronta guarigione a tutti i malati e per chiedergli di uscire da questo periodo difficile. Leggiamo due salmi, il salmo 20 e il salmo 121. Lamnezer mizmore David, Yamcha Adonai Beyonzera, Yesagefcha Hashem el Yaakov, Ishlach Ezrecha Mikodesh Umitzion Isadeka, Iskol Kol Minchotecha Veolatecha Yedash Neselam, Iten Lecha Kilbabecha Vechol Atzatecha Yemalem, Neranena Bishuatecha Ushem Elohen Nigol, Yemale Adonai Kol Mishalotecha, Atayadati, כי הושיע אדוני משיחו, יענהו משמר קדשו, בגרועות ישע ימינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, המה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. סלמו 121 שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מה יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך, על יד ימינך, יומם השמש לא יככה, וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. כי השם אסקולתי לנוסטר תפילות. אמן. Bene, allora, abbiamo detto, la parasha è occupata per il 90% circa dalla storia degli esploratori, dalla storia degli esploratori che significa la storia della grande occasione perduta del popolo ebraico di entrare in Eretz Israel e concludere in quel modo l'uscita dall'Egitto, quella che è lo scopo, l'obiettivo dell'uscita dall'Egitto. Però la fine della parasha, alla fine della parasha noi abbiamo invece la cosiddetta parasha tzitzit. Che cos'è la parasha tzitzit? La parasha tzitzit la conosciamo bene perché è il terzo brano dello Shema. In quel terzo brano dello Shema noi ricordiamo una mitzvah. La mitzvah fondamentale che è quella di mettere lo tzitzit. La mitzvah del tallit, dello tzitzit. Noi abbiamo la mitzvah di mettere dei fili, dei fili che devono essere legati ai quattro angoli del vestito, e per questo motivo noi mettiamo il tallit. Lo tzitzit è quindi una mitzvah importante, una mitzvah fondamentale della tradizione ebraica, che applichiamo ogni giorno in realtà. Ora, questo brano noi lo troviamo alla fine di questa parasha. E la domanda è se c'è un rapporto fra questa parasha, cioè la parasha degli esploratori, e la parasha tzitzit. Se queste due parashot sono legate, oppure se casualmente
capita questo brano? Beh, vi dico subito che secondo i nostri maestri niente è casuale e non è affatto casuale che questo brano capiti proprio in quella parasha, in questa parasha. Non solo. C'è una cosa che noto nei nostri chachamim, in particolare la nota Rashi. C'è un verbo che viene usato sia nella parasha che riguarda gli tzitzit, sia nella parasha degli esploratori, ed è il verbo latur. Gli esploratori vengono mandati latur et aretz, che noi traduciamo normalmente a esplorare la terra, però è un verbo abbastanza strano che non troviamo così facilmente nella Torah. Nello tzitzit c'è scritto, a un certo punto nella parasha dello tzitzit, c'è scritto velo taturu ahare levavchem ve'ahare enechem. Non vi farete distrarre, non andrete cercando qualcosa che vi distracca, influenzati dai vostri cuori o dal vostro cuore e dai vostri occhi. Bene, viene usato lo stesso verbo. Il verbo la tu viene usato in tutti e due i casi. Bene, la domanda è se c'è un rapporto. C'è una famosa risposta che dà Rashi. Rashi dice: altro che se c'è un rapporto, certo che c'è un rapporto, perché il cuore e gli occhi sono come degli esploratori che danno dei messaggi al corpo e il corpo poi, attraverso questi messaggi, commette delle averot, commette delle trasgressioni. Insomma, il cuore e gli occhi danno dei messaggi. Il corpo ascolta questi messaggi e questi messaggi lo inducono a fare qualcosa di sbagliato. Quindi lo taturo della parasha tzitzit e lo tatur della parasha degli esploratori hanno un rapporto. Bene, però qual è esattamente questo rapporto? Cosa ci vuol insegnare la Torah? Qual è il messaggio? Beh, il messaggio credo che sia un messaggio estremamente importante, ed è quello su cui tenteremo di riflettere oggi. Il messaggio è che cosa noi esattamente vediamo e che cosa ci induce a vedere ciò che vediamo e cosa ci induce ad agire in un certo modo. Bene, vediamolo nella parasha Tzitzit e poi vedremo di collegarlo alla questione degli esploratori. Cosa dice la parasha Tzitzit? La parasha Tzitzit dice questo: Uritemoto, e lo vedrete, cioè vedrete, attenzione, vedrete lo Tzitzit, in particolare si riferisce a vedere il filo azzurro che c'era negli Tzitzit. Noi oggi non usiamo mettere quel filo azzurro perché non sappiamo esattamente come si tira fuori quel colore azzurro, però il filo azzurro che c'era negli Tzitzit noi ci deve ricordare qualcosa. Lo vedrete, dice il testo, Uritemoto, Uschartem kol mitzvot Hashem, e voi ricorderete tutte le mitzvot di Hashem. Quindi voi vedrete il filo, e grazie a quel filo, grazie agli tzitzit, voi vi ricorderete le mitzvot. Bene, che vuol dire? In che modo attraverso gli tzitzit noi ricordiamo le mitzvot? Come fanno gli tzitzit a ricordarci le mitzvot? Beh, io voglio portarvi un paio di spiegazioni, una abbastanza semplice, una molto più complicata che speriamo di riuscire a capire. Cominciamo con la spiegazione semplice che troviamo già nei Rashi. Ed è una spiegazione basata sulla gematria, cioè sul valore numerico delle lettere e delle parole. Allora, se voi prendete la parola tzitzit ha come gematria, come valore numerico, 600. Se voi associate il numero 600 della parola tzitzit ai nodi che si fanno negli tzitzit, che sono 5, e ai fili dello tzitzit, che sono 8, diventa 600 più 5 più 8 sono 613. E 613 sono esattamente le mitzvot comandate dalla Torah. Quindi in che modo gli tzitzit ricordano le mitzvot? Beh, le ricordano grazie al valore numerico della parola tzitzit, più i nodi, più i fili. Bene, questa è una spiegazione molto famosa sul come gli tzitzit ci ricordino le mitzvot.
c'è anche qualcos'altro, e il qualcos'altro è un po' meno facile. C'è un Midrash che dice che i tzitzit ricordano la mitzvot perché nei tzitzit c'è il tehelet, questo filo azzurro. Bene, questo filo azzurro ricorda qualcosa. Che cosa? Beh, c'è un Midrash che dice: l'azzurro è il colore del mare, l'azzurro è il colore del cielo, l'azzurro è il colore del Kisse HaKavod, del trono divino, del trono celeste. È un Midrash bellissimo, molto romantico, molto poetico. Ok? L'azzurro del mare, l'azzurro del cielo, ma vedendo lo tzitzit, vedendo il filo azzurro dello tzitzit, ci ricordiamo il mare. Beh, questo periodo è bello ricordare il mare, ci ricordiamo il cielo azzurro e questo ci fa ricordare il Kisse HaKavod, cioè il trono divino che è azzurro. Bene, adesso scusatemi, vi faccio uscire dalla poesia. Mi dispiace, non voglio deludere nessuno, non voglio spoetizzare niente, ma vi faccio uscire dalla poesia con alcune osservazioni che fa un grande maestro contemporaneo che è Rava Viktor Nevenzel. Rava Viktor Nevenzel dice: no, mica tanto. Perché mica tanto? Perché, tanto per cominciare, il mare non è azzurro. Il mare ci sembra azzurro, ci appare azzurro. Se poi però andate a prendere un bicchiere e prendete con un bicchiere l'acqua del mare, vedrete che l'acqua del mare è trasparente, non è azzurra. Ok, è un problema di luce. Il motivo per cui noi vediamo il mare azzurro è per un problema di luce, per una questione di luce. Quindi in realtà vedere il mare azzurro è un'impressione. Questo vale per il mare e vale anche a maggior ragione per il cielo. Se voi uscite dall'atmosfera, beh, vi accorgerete che il cielo non è azzurro, anzi vi appare nero addirittura. Il cielo non appare come azzurro. Ci appare azzurro anche lì per problemi di luce e altri problemi fisici che non sto a spiegare, anche perché non lo so fare. Però vi assicuro che è solo un'impressione il fatto che il cielo sia azzurro, come un'impressione il fatto che il mare sia azzurro. E poi la cosa più strana, il Kisse HaKavod è azzurro, il trono divino è azzurro, ma il trono divino ha un colore. E poi noi sappiamo che cos'è il trono divino, non abbiamo mai visto il trono divino. Come facciamo a dire che ci ricorda il trono divino che è azzurro? Sì, è vero, i Hachamim dicono che il colore è quello del Tehelet, ma perché? Che senso ha questa faccenda del Tehelet che ricorda il mare, che ricorda il cielo, che ricorda il trono divino? Okay? E quindi ricordando il trono divino ci ricorda le mitzvot, certo, ci ricorda le mitzvot da osservare, perché sono le mitzvot date da Dio. Ma che vuol dire questa cosa? Cosa ci sta insegnando la Torah dandoci questo insegnamento, insegnandoci questa cosa? Bene, proviamo a capirlo, però adesso, se non vi dispiace, faccio una digressione. E la digressione è sul vedere, su cosa significa vedere qualcosa. Che cosa noi esattamente vediamo? La Torah dice: Lo taturu ahare levavchem veahare enechem. Non vi fate deviare dal vostro cuore e dai vostri occhi. Che vuol dire non vi fate deviare dal vostro cuore e dai vostri occhi? Allora, cominciamo con la cosa più semplice, in realtà. La cosa più semplice è il cuore. Il cuore ci può deviare. Che senso ci può deviare? Beh, ci può far. Noi abbiamo dei desideri, possiamo avere anche dei desideri molto forti. Beh, quei desideri molto forti influenzano le nostre azioni. Noi siamo influenzati dai nostri desideri. I nostri desideri hanno un'influenza molto forte sulle azioni che possiamo fare. E quindi il cuore ci influenza, i desideri, le brame che abbiamo ci influenzano. Quindi noi siamo influenzati dai nostri desideri, da ciò che desideriamo. Ma che significa lotaturu ahare enechem? Non fatevi deviare dai vostri occhi.
In che modo gli occhi ci deviano? In che modo gli occhi ci fanno deviare? Ora, mentre i desideri sono qualcosa di imponderabile, legate insomma, alla nostra psiche, al nostro inconscio, a tante cose, la psicanalista dirà che sono legate alla nostra infanzia, insomma, sono legate a tante cose. Lo sappiamo tutti quanti, abbiamo dei desideri. Okay? Lo sappiamo, il cuore ci deve, ma gli occhi? Gli occhi teoricamente ci danno una visione oggettiva delle cose. Gli occhi sono una specie di macchina fotografica. Gli occhi fotografano quello che vedono. Noi vediamo un albero, gli occhi ci dicono che noi stiamo vedendo un albero. Il messaggio che comunicano è un messaggio oggettivo. Noi vediamo ciò che c'è. Non vediamo qualcos'altro. Noi non possiamo vedere qualcos'altro, ma che non abbiamo le allucinazioni. Certo, quando abbiamo l'allucinazione, se abbiamo una vista normale, se abbiamo una mente non allucinata, bene, noi vediamo ciò che vediamo. Vediamo un albero, vediamo un tavolo, vediamo un palazzo, vediamo le cose così come sono. Noi, gli occhi, sono quanto di più oggettivo ci possa essere. Però in realtà non è così. Perché non è così? Perché in realtà gli occhi ci possono ingannare. Noi possiamo vedere un'immagine e quell'immagine in realtà ci può ingannare. Perfino una fotografia. Io ho detto che gli occhi sono una macchina fotografica. Sì, è vero, ma una fotografia può ingannare. Ci sono una quantità enorme di esempi di foto che ingannano. Ci sono foto che sono state usate, per esempio, per fare propaganda di guerra e sono state usate dai due contendenti. La stessa foto è stata usata dai due contendenti. C'è una foto famosa usata in Vietnam sia dagli americani che dai Viet Cong per fare una propaganda contro gli americani e l'altra propaganda contro i Viet Cong. È la stessa foto. Quella stessa foto può essere usata in un certo modo o in un altro modo. Ma non solo questo. Gli occhi ci danno una visione oggettiva? Sì, ci danno una visione oggettiva. Innanzitutto ci danno una visione parziale. Noi vediamo delle cose, ma vediamo dei particolari. Non è detto che gli occhi ci diano una visione d'insieme. Noi magari ci soffermiamo sul particolare, ma l'occhio non ci dà una visione d'insieme. Ma non solo questo. Qualunque cosa noi vediamo, quella cosa va poi interpretata. In realtà di visioni oggettive ce ne sono poche. Insomma, la macchina fotografica ci dà una visione di una quantità di carri armati. È un classico spionaggio di guerra. La macchina fotografica ci vede dei carri armati. Sono veramente carri armati? Oppure il nemico ci ha messo quei carri armati per ingannarci, magari quei carri armati non riescono a partire, non hanno il motore, non sono guasti. L'immagine a sua volta ha bisogno di essere interpretata. L'immagine non è mai un'immagine completamente oggettiva. Bene, a questo punto, che cosa ci porta a interpretare in un modo o a interpretare in un altro? Questa è la domanda. In realtà la domanda è questa. L'occhio apparentemente ti dà una visione oggettiva, in realtà non ci dà una visione oggettiva. Il cuore, per definizione, non ci dà visioni oggettive. E allora, quello che dico in Chachamim, attenzione al cuore e agli occhi. Attenzione sia al cuore che agli occhi, perché il cuore e gli occhi possono ingannarvi, il cuore e gli occhi possono portarvi a vedere qualcosa in maniera sbagliata. Bene, è esattamente questo che succede con gli esploratori. Cosa succede con gli esploratori? Esploratori succede questo. Arrivano 12 persone, 12 persone di altissimo livello, 12 persone, grandi hachamim, personaggi di alto livello intellettuale, spirituale, eccetera, eccetera. Arrivano e vedono una serie di cose. Arrivano in terra di Israele e vedono una quantità di cose. Vedono le città fortificate,
vedono i giganti, vedono la frutta gigantesca, eccetera, eccetera. A questo punto, 10 di questi esploratori dicono: noi abbiamo visto qualcosa di straordinario, di gigantesco, il che significa che questa terra è una terra abitata da giganti ed è una terra impossibile da conquistare. È una terra che divora i suoi abitanti e che divorerà noi. Noi non potremo mai conquistare questa terra. È al di là delle nostre forze. Vi facciamo vedere quello che abbiamo visto, vi portiamo i frutti per vedere i frutti giganteschi e vi facciamo vedere che quel frutto gigantesco rappresenta in realtà quanto di gigantesco abbiamo visto in quella terra. Arrivano altri due esploratori, che sono Yehoshua e Caleb, che hanno visto esattamente le stesse cose. Tenete presente una cosa, nessuno qui dice il falso. Nessuno dice, perlomeno non dice un falso completo. Può essere che sia parzialmente vero, ma non dice il falso. Gli altri due esploratori, Yehoshua e Caleb in particolare, Caleb, non negano affatto quello che gli altri esploratori hanno visto, ma danno un'altra interpretazione di quella storia e dicono: è vero, ci sono dei giganti. È vero, abbiamo visto una terra straordinaria in cui i frutti sono giganteschi, ma quella terra straordinaria è roba nostra. Quella terra straordinaria noi la prenderemo, noi la conquisteremo e gli abitanti di quella terra, lahmenuem, sono nostro cibo. In realtà niente ci potrà impedire di conquistare quella terra. E quella terra e i frutti che abbiamo visto in quella terra è il segno semplicemente della provvidenza divina che ci sta portando esattamente dove ci aveva detto che ci avrebbe portato, in una terra stillante latte e miele. Questo è quello che vediamo. Insomma, ma com'è possibile? Com'è possibile che 10 dicono una cosa e 2 dicono esattamente il contrario? Per 10 significa che quella terra è impossibile da conquistare, quella terra è una terra che divora i suoi abitanti, quella terra è una terra che ci divorerà, che saremo sconfitti, distrutti dagli abitanti di quella terra. E gli altri che dicono esattamente il contrario. Quella terra la potremo conquistare. Cosa cambia? Cambia il modo di vedere le cose. Quello che cambia è quello che gli suggerisce il loro cuore. E ciò che gli suggerisce il loro cuore, in realtà, li porta a vedere le cose in maniera diversa. Il cuore degli esploratori, il cuore dei 10 esploratori, li porta a vedere il pericolo, li porta a vedere l'impossibilità di conquistare la Terra. Perché? Perché probabilmente già dall'inizio non volevano entrare in quella Terra, non volevano conquistare quella Terra, non volevano abbandonare il deserto ed entrare in quella Terra. Quello che vedono non fa altro che confermare ciò che il loro cuore gli diceva da prima, ciò che il loro cuore gli aveva già suggerito. I loro desideri si realizzano in ciò che vedono. Ciò che vedono non è altro che un riflesso dei loro desideri. Che cos'è invece? Qual è invece la visione di Caleb e la visione degli altri, dell'altro esploratore, cioè di Joshua? Da cosa è guidata quella visione? E a questo punto torniamo allo Tzitzit. Per capire che cosa porta Caleb a dire quello che dice, noi dobbiamo tornare allo Tzitzit. Che cosa vuol dire che vedendo il Tehelet, vedendo il colore azzurro, noi ci ricordiamo del mare, noi ci ricordiamo del cielo, noi ci ricordiamo del chi sei a cavallo. Abbiamo detto tutti i problemi che ci sono in queste varie associazioni. Beh, cos'è la parola Tehelet in ebraico? La parola Tehelet in ebraico ha la stessa radice della parola Tachlit, che vuol dire fine, obiettivo. Che cosa ci stanno dicendo i nostri Chachamim? Che quel colore azzurro ci deve ricordare qualcosa. Qual è l'obiettivo della nostra vita? Qual è il fine della nostra vita? Qual
qual è l'origine della nostra vita e qual è l'obiettivo della nostra vita. Qual è l'origine della nostra vita? L'origine della nostra vita è Dio. Qual è il fine della nostra vita? Il fine della nostra vita è fare ciò che Dio ci ha detto di fare. Questo è l'obiettivo e questo è il fine. Cosa vuol dire vedere il Tehelet? Vedere il Tehelet vuol dire essere capaci di legarsi all'origine, di legarsi all'origine della nostra vita e di legarsi anche al Tahlit della nostra vita, cioè al fine, all'obiettivo della nostra vita. C'è un Midrash che dice, che nota una cosa, nota che i fili di cui noi parliamo sono appunto dei fili che sono simili a corde. E Midrash, per spiegare questa corda che in qualche modo è rappresentata dallo Tzitzit, conta questa storia. C'è una persona che sta in mare, che è in acqua, rischia di affogare. Il capitano di una nave gli tira una corda, e gli dice: guarda, tieni questa corda, non abbandonare mai questa corda. Se non abbandoni questa corda, ti salvi. Se non abbandoni questa corda, vivi. Bene, lo tzitzit è la corda a cui dobbiamo attaccarci. È la corda a cui dobbiamo attaccarci che ci viene mandata dal capitano della nave. Il capitano della nave è Kadosh Baruch Hu. È la corda che ci lega al cielo, è che ci lega al Kiseh HaKavod, che ci lega al trono divino. Quella corda è lo tzitzit. Ma c'è un'altra possibilità di interpretare la corda. La corda è anche non solo quello che ci salva la vita, ma quello che dà un senso alla nostra vita. La corda è quello che lega, appunto, cielo e terra. Per cielo e terra non si intende necessariamente il cielo che abbiamo sopra la testa, ma dentro ognuno di noi c'è il cielo e la terra. Dentro ognuno di noi c'è il cielo, rappresentato dalla nostra anima divina, e c'è la terra, rappresentata dal nostro corpo. La corda è qualcosa che lega terra e cielo. E se io muovo una corda, quello che succede, se io muovo una corda che sia nell'anima che nel corpo, beh, posto sia l'anima che il corpo. Che significa, insomma, che le nostre azioni non sono semplicemente una scelta oggettiva. Ciò che vediamo non è una visione oggettiva. Ciò che vediamo è influenzato dai nostri desideri e dal fatto che noi sappiamo qual è l'obiettivo della nostra vita, a che cosa dobbiamo veramente aspirare nella nostra vita. Questo è ciò che noi vediamo. Voi pensate, provate a pensare a quello che dice il Midrash che abbiamo letto. Il Midrash che abbiamo letto dice che noi vediamo lo tzitzit, vediamo il blu, l'azzurro, grazie a quell'azzurro ci ricordiamo del mare, grazie a quell'azzurro ci ricordiamo del cielo, grazie a quell'azzurro ci ricordiamo del Kiseh HaKavod. Bene, scusate, non voglio mettere in dubbio le vostre capacità di vedere, ma non so se tutti in quel momento vedono il mare, il cielo e il trono divino. Che cosa vuol dire che noi vediamo attraverso l'azzurro il mare, il cielo e il trono divino? Vuol dire questo, che noi lo possiamo vedere soltanto se siamo predisposti a vederlo, soltanto se veramente nel momento in cui mettiamo lo tzitzit, il nostro desiderio è di vedere il trono divino. Soltanto in quel caso riusciamo a vederlo. Ciò che vediamo, l'ho detto prima, lo ripeto, non è affatto oggettivo. Ciò che vediamo è influenzato da ciò che pensiamo, da ciò in cui crediamo, dalla nostra fede, dalle cose dai nostri principi, dai nostri valori. Tutto questo influenza ciò che vediamo. Rav Mordechai Miller fa un esempio. L'esempio è questo. Noi dobbiamo incontrare una persona che ci è molto cara.
aspettiamo quella persona, aspettiamo che quella persona arrivi. Beh, se aspettiamo che quella persona arrivi, succede una cosa, può succedere a tutti, che ogni persona che passa, ci guardiamo, ci voltiamo pensiamo, la vediamo da lontano, pensiamo che sia la persona che stiamo aspettando, poi ci accorgiamo che non è quella persona. A volte addirittura ci capita di vedere la persona stessa, ci capita di vedere la persona che stiamo attendendo, eppure non è lei, ma ci capita di vederla. Abbiamo le allucinazioni? No, non abbiamo le allucinazioni. Abbiamo un tale desiderio di vedere quella persona che la vediamo. Bene, qualcosa di simile avviene guardando il Tehelet. Se noi veramente siamo legati al trono divino, siamo legati alla nostra origine e all'obiettivo della nostra vita, bene, attraverso lo Tzitzit, noi riusciamo a vedere tutto questo, noi riusciamo a collegarci a tutto questo. Se non lo siamo, vediamo soltanto dei fili, vediamo solo dei fili, dipende dalla nostra predisposizione mentale. Beh, questa questione è una questione fondamentale. La questione della predisposizione mentale è una questione fondamentale. Quello che ci dice il brano dello Tzitzit è Lot Aturu, Ahare Levavchem ve'Ahare Enechem. Non fatevi deviare dai vostri occhi, dal vostro cuore, dai vostri occhi. Che vuol dire? Vuol dire che il nostro cuore, i nostri occhi ci possono deviare. Beh, noi sappiamo bene che ciò che desideriamo ci può deviare, ci può indurre a compiere azioni sbagliate. C'è un grande maestro contemporaneo che è Rabbi Israel Salanter, che dice che i desideri hanno una forza straordinaria e che noi molto spesso nelle nostre azioni siamo influenzati dai desideri. Ovviamente non abbiamo solo i desideri, abbiamo anche il cervello, abbiamo anche l'intelletto che ci può dire quando un desiderio è giusto, quando un desiderio è sbagliato. Però Israel Salanter dice c'è anche però un fenomeno particolare che lui chiama intelletto corrotto. Quando il desiderio è veramente molto forte, il desiderio molto forte corrompe l'intelletto. Sapete cosa succede? Succede che l'intelletto ci dà una buona giustificazione morale alla soddisfazione del desiderio. L'intelletto ci dice, ci trova un buon alibi per dirci: guarda, quel desiderio è fantastico, devi soddisfarlo, devi metterlo in pratica. Ok? I desideri hanno una forza straordinaria, i desideri hanno una forza veramente straordinaria. E il brano dello Tzitzit ci mette in guardia dai desideri sbagliati che ci possono deviare, che ci possono portare alla tour, ad andare in viaggio verso destinazioni sbagliate. La tour vuol dire esplorare qualcosa che non dobbiamo esplorare, esplorare qualcosa che ci può portare verso la rovina. Però questo è vero in negativo, ma è vero anche in positivo. Noi possiamo avere anche altri desideri. Noi possiamo anche avere desideri positivi, noi possiamo avere desideri che riguardano la spiritualità, la Kedushah. Kalev, l'esploratore che parla alla fine di quel terribile viaggio, che sarà una condanna per il popolo ebraico, ha un tale desiderio di entrare in Eretz Israel. Ha un tale desiderio di realizzare la promessa divina dell'entrata in Eretz Israel che quel desiderio lo porta a una visione completamente diversa di ciò che hanno visto gli esploratori. Caleb vede questo. Caleb vede una terra che è pronta per essere conquistata dal popolo ebraico. Perché? Perché Dio ha detto che gli farà conquistare quella terra. Noi vediamo e non vediamo, noi vediamo delle cose, però in realtà le possiamo vedere in un modo, le possiamo vedere in un altro. Vi porto un ultimo esempio di cosa significa vedere in un modo o vedere in un altro. Proviamo a pensare a una persona che sta con una telecamera e inquadra una guerra. Proviamo a pensare alla guerra fra il popolo ebraico e Amalek. Nel momento dell'uscita dall'Egitto. Amalek attacca il popolo ebraico combatte contro Amalek. Che cosa inquadra la telecamera? Beh, inquadra i combattimenti, inquadra
gli ebrei che combattono, Amalek combatte, inquadra, tenta di vedere le strategie militari, tenta di vedere le tattiche che ci sono dietro, tenta di vedere gli atti di gloria, di eroismo, eccetera, eccetera, tenta di vedere tutto questo. Soltanto che se la telecamera staccasse un po', si accorgerebbe che c'è un vecchietto fino a un certo punto, un uomo di 80 anni, che sta sulla cima di un'altura. E sulla cima di quell'altura tiene le mani alzate e si accorgerebbe che quando quel vecchio tiene le mani alzate, il popolo ebraico vince, e quando quel vecchio tiene le mani abbassate, il popolo ebraico perde. Bene, si accorgerebbe che quella guerra non dipende dalle strategie militari, che quella guerra non dipende dal valore dei combattenti, quella guerra dipende da qualcosa che avviene in alto in tutti i sensi, in alto sull'altura in cui Mosè tiene le mani alzate, in alto in cielo, verso cui il popolo ebraico alza gli occhi. C'è un famoso passo della Mishnah in Masechet Rosh Hashanah che dice questo, che si chiede, ma sono le mani di Mosè che combattono la guerra, le mani di Mosè che alzate, il popolo ebraico vince, eccetera, eccetera, sono le mani di Mosè che combattono la guerra? La risposta è no, le mani di Mosè sono un'indicazione. L'indicazione è a vedere verso l'alto, l'indicazione è a guardare verso l'alto. Ecco, a volte noi guardiamo verso il basso e invece dovremmo guardare verso l'alto. Cos'è il Tehelet? Che cosa rappresentano i fili dello Tzitzit? La capacità di guardare verso l'alto, la nostra capacità di rivolgere gli occhi verso l'alto, l'istakel klape mala, guardare verso l'alto, verso il cielo, verso Mosè che alza le mani, verso l'alto. Questa capacità fra gli esploratori ce l'ha Caleb, ma gli altri esploratori questa capacità non ce l'hanno. Non riescono a guardare verso l'alto, guardano verso il basso, descrivono quella che secondo loro è la realtà, però la realtà è una realtà interpretabile. Se avessero guardato verso l'alto, avrebbero interpretato la realtà in maniera diversa e gli ebrei si sarebbero risparmiati 40 anni nel deserto. I 40 anni nel deserto saranno una lenta educazione a guardare verso l'alto, una lenta educazione del popolo ebraico a guardare verso l'alto. Gli ebrei hanno bisogno di questo, hanno bisogno di passare 40 anni per capire che devono guardare verso l'alto, che per capire qual è la loro origine e qual è il loro obiettivo, qual è il loro tahlit. Quindi avranno bisogno di 40 anni per capire il senso del Tehelet. E forse per questo la Parashah in cui si parla di questi 40 anni si conclude proprio col Tehelet, si conclude proprio col filo azzurro che rappresenta la capacità di guardare verso l'alto. Grazie a tutti, grazie di avermi ascoltato. Auguro a tutti una giornata serena, tranquilla, gioiosa. Auguro a tutti, soprattutto Shabbat Shalom Vorach, a tutti quanti, e che possiate passare uno Shabbat tranquillo, felice e benedetto, Mevorach. Grazie a tutti voi e Shabbat Shalom a tutti quanti.